Buongiorno a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video dopo tantissimo tempo che non ne facevo uno. Molti diranno che culo, non... ha lasciato YouTube, molti diranno dove cacchio è andato a finire questo. Ebbene sì ragazzi, oggi vi spiegherò il motivo della mia assenza. Cosa è successo questi giorni? Praticamente non so se avete notato, ma ho comprato un nuovo microfono. Ovviamente voi l'avete notato dall'audio, di certo non siete a casa mia a stalkerarmi, almeno lo spero. Comunque, ho comprato un nuovo microfono che per la precisione è il Samsung Meteor Mic. Ho detto in un modo bruttissimo. Ripetiamo, dai, repeat man. Samsung Meteor Mic, ok? Che sarebbe quel pisellone del Samsung appunto come marca. E cosa c'è di particolare, raga? La comodità confronto al vecchio microfono. Ebbene sì, molti potrebbero dire: Luke, ma ascoltando in questo video e quello che faceva una volta, l'audio è uguale, è comunque pulito, è comunque decente, raga. Ma molti di voi non sanno, a parte per chi seguiva le live di editing, non sanno quanto lavoro ci metto dietro ad un file audio, ok? Del vecchio microfono. Infatti, prima lo convertivo in un programma, poi lo passavo in un'altra ancora, poi in un'altra ancora, poi lo portavo in Adobe Premiere, che sarebbe il programma che uso per montare appunto i video, e anche lì modificavo nuovamente l'audio. Perché ragazzi, dovete capire una cosa: nel momento in cui c'è un audio un po' sporco, si deve fare il massimo per pulirlo. E capite che quando un microfono è un poco sporco, sporco si intende il rumore di sottofondo, è fastidioso anche andarlo a pulire. Di conseguenza, raga, una cosa: questo microfono qui, spero che si senta bene, probabilmente non ha al massimo delle sue qualità. In che senso? Raga, mi è arrivato da 2 ore. E come sono fatto io, che mi conosco molto bene, sapete com'è, sono io. Che stronzata sto dicendo, non lo so. Comunque, ho voluto subito fare questo video senza leggere istruzioni né nulla. Però il libretto l'ho aperto. E nel libretto di istruzioni, raga, c'è scritto di tutto. Ossia, c'è scritto come posizionarlo in caso di fare una cover, per esempio di una canzone, magari vicino alla chitarra e così, cavolate così. Come utilizzarlo per fare dei vlog, come utilizzare i tre piedi che lo sostengono, come usare con il filtro antipop, come settarlo al massimo, al meglio, come settare per determinate occasioni. Cioè ragazzi, capite che il libretto di istruzioni è molto vario. E io ho deciso di fare questo video così, con le impostazioni base. Poi piano piano andrò a settarlo meglio. Quindi raga, anche a livello di comodità è molto migliore di quell'altro, soprattutto nella fase di editing che devo fare meno passi. E soprattutto nella fase fisica. In che senso, raga? Prima quello vecchio aveva quel cavalletto, aveva quel braccio, quell'asta che dava molto fastidio, perché comunque mi andava in faccia, mi oscurava la visuale del gioco, eccetera eccetera. Mentre questo microfono qui col treppiedi è una comodità incredibile. Inoltre la cosa bella, ragazzi, questo microfono è la sensibilità. In che senso? Anche se mi metto lontano, adesso farò una prova, tipo adesso sono lontano, non si sentirà tanto il cambiamento, almeno credo, almeno spero. Vi ripeto raga, io comunque devo ancora settarlo bene, di conseguenza ci possono essere problemi tecnici, un fruscio, un rumorino, anche se dubito che ci sia. Però questo è dovuto tutto dal fatto che sono inesperto, ed essendo questo un microfono abbastanza professionale, devi settarlo come si deve. Fatto sta ragazzi che il video di oggi si conclude qui. È durato molto poco, ma per un semplice motivo raga, perché questo era semplicemente un video annuncio, ritorno e spiegazione della mia assenza sul canale. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!